Buon Natale, buon Natale di sacrifici. C'è niente da festeggiare per i precari e le precarie, per i pensionati, per chi non andrà in pensione, per chi una cassa pensionistica non potrà mai aprirla. Non c'è niente da festeggiare per chi vede massacrato il suo potere d'acquisto, per chi finisce la cassa integrazione, per chi perde il lavoro in questo Natale di crisi. E le ricette del governo sono quelle di continuare a tartassare, a far pagare la crisi chi già la sta subendo, chi già la sta pagando. Uno spazio pubblico come questo, costruito attorno soltanto ai profitti di pochi e allo sfruttamento per i tantissimi che ci lavorano in questo luogo. Siamo qua per un'iniziativa di comunicazione, per dare una debit card, una carta di debito, perché siamo tutti in debito per il nostro futuro, in debito con le banche, per un debito che non abbiamo creato noi, che non hanno creato i pensionati, chi lavora, i precari, gli studenti, a chi oggi viene cancellato il futuro, gli viene negato. Quella sciagurata lettera che commissariando l'Italia sta costringendo precari, studenti, pensionati, chi ci vorrebbe andare in pensione a pagare la crisi, mentre Marchionne non la paga, mentre Monti e Berlusconi non la pagano, mentre le grandi multinazionali che qua hanno i loro negozi continuano a fare profitti.